Nessuna preclusione a priori al piano spiagge libere del comune di Salerno, che intende installare circa 2.500 ombrelloni sulle 17 spiagge di propria competenza per poi consentire ai salernitani di prenotarli gratuitamente. Un piano reso necessario dalle normative nazionali e regionali per limitare il rischio da contagio da Covid-19. Almeno per quanto riguarda i bagnanti della storica spiaggia di Santa Teresa nel centro del capoluogo salernitano, c'è attesa per conoscere nel dettaglio il funzionamento del piano, ma al tempo stesso piena disponibilità ad adottarlo. Non spaventa la prenotazione nemmeno un eventuale costo minimo, sinora non presente, purché siano assicurati servizi come pulizia e bagni. Altra questione per i turisti, tanti che utilizzano la spiaggia di Santa Teresa, che andranno adeguatamente informati. Sì, sono d'accordo, però il problema è che le spiagge normalmente sono molto care adesso, che noi abbiamo domandato a qualche lido a pagamento, però pagare per 8 persone 130 euro sembra un po' eccessivo. Ben vengano ombrelloni comunali gratuiti. Anche sì. Anche pagando le piccole quote, però dovrebbe essere una cosa un po' più accessibile per tutti, che non tutti. Qua non c'è una fontanina, non c'è un bagno che siamo effettivamente un problema. Il problema non è prenotare o pagare una minima quota, ma avere dei servizi. Dei servizi, sì. Paghi quello che sia giusto comunque, in effetti, perché poi effettivamente a pagare troppo, pensi che un nucleo familiare non ce la fa scendere mai, sta a casa. Ma se è fatto bene, sì, no così come viene. Nessuna critica, insomma, a priori a questo piano, se funzionerà. Sempre questo se funzionerà, con tutti annessi e connessi, no fatti così come viene. Faranno un sistema di prenotazione con degli ombrelloni pubblici installati dal comune gratuitamente. Questo non penalizzerà, secondo lei, chi vuole all'ultimo momento, insomma, andare in una spiaggia libera, appunto, che è differente da un lido? No, non penso proprio, perché in effetti se mettono una spiaggia libera con gli ombrelloni gratuiti, è una cosa ben attrezzata, sì. Una doccia. Noi siamo all'albergo di fronte, siamo venuti qua, ma in effetti non, come spiaggia libera non c'è niente. Insomma, ben vengano le spiagge libere controllate, fra virgolette. Controllate sicuramente, ma più che altro qualche servizio igienico, proprio per tenerlo meglio. Ho visto adesso che ci ho fatto casa adesso le doccette là. Un servizio igienico sarebbe proprio buono qua, perché poi un approdo per tutti, per chi non può spendere, insomma, tanti soldi con la crisi che c'è stata, è un vantaggio per tutti quanti. Abbiamo fatto una bella passeggiata sul lungomare e abbiamo visto accanto alla spiaggetta di Santa Teresa una macchia di melma proprio bruttissima, che dà un aspetto logicamente non buono al turista che arriva. Il turista, di fatto, ho sentito per la strada molte lamentele. Il problema non è prenotare o avere l'ombrellone pubblico, ma avere l'acqua pulita. Potrebbe fare questo, anzi è una cosa buona, in modo che non si porta da casa e non tieni il peso di portarlo, metterlo e toglierlo, insomma è una cosa logicamente buona. Sì, io sarei disposta a prenotarlo. Non so però qual è il metodo, cioè come bisogna fare, se fare qualche richiesta, questo non lo so e quindi mi devo informare.